Nella frazione di Grassina, alle porte di Firenze, ogni anno si rinnova una emozionante tradizione popolare che lega uomini e donne nel Santo Venerdì, prima di Pasqua. Nasce prettamente come processione religiosa che serviva in particolar modo come ringraziamento per aver superato il periodo della peste nera che in quel periodo stava purtroppo devastando l'Europa. Beati i misericordiosi, otterranno misericordia. In un palcoscenico naturale, oltre 100 figuranti si muovono come attori, facendo rivivere i momenti più significativi della vita di Gesù. Da quest'anno le scene risultano più sobrie ed attinenti al Vangelo. Mi sono attenuto più a quello che erano i Vangeli, cioè alcuni quadri scenografici, chiamiamoli così, che erano incompatibili con certe raffigurazioni. Ho cercato di modificare un pochino queste piccolissime cose. Il corteo storico ha una magnifica cornice al Cristo che ondeggia e soffre. 90 minuti di Via Crucis nelle strade di Grassina. Il Cristo che ci porta la croce e che fa la sua scena con le sue capite. C'è il Giuda, che è importante perché fa per tutta la strada la pazzia. Importanti sono anche i due ladroni, che anche loro vengano frustigati sempre per tutta la Via Crucis. L'evento è organizzato dal Centro Attività Turistica di Grassina, impegnato da anni nel promuovere e tramandare le antiche tradizioni popolari grassinesi. A livello regionale sicuramente è una delle manifestazioni che rievocano appunto la passione di Cristo più importanti. Stiamo allacciando i rapporti con l'UNESCO affinché questo possa essere riconosciuto come un bene immateriale UNESCO, ma bene dell'umanità, quindi sicuramente patrimonio dell'umanità. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ho pensato, non so, al Battista quando dice di dare una tunica a chi non ce l'ha, oppure alla Procula che dice non ti mettere contro quel giusto, oppure a Caifa che dice perché hai salvato tutti gli altri e non salvi me. Se noi riuscissimo un attimino a rappresentare nei volti delle persone che sfilano qui stasera una trasparenza di questa cosa qui, se gli si aprisse un attimino a qualcuno una finestra nel cuore, ecco, io sarei felice che loro avessero vissuto la passione di Grassina come la vivo io.